Estetic Sicily vi dà il benvenuto a Palermo, questa volta nel cuore di Palermo, alla stazione centrale. Siamo nel centro storico vero e proprio, questo palazzo signorile è stato costruito agli inizi del Novecento e gli appartamenti che vi mostriamo qui sono degli appartamenti signorili quanto il palazzo, bellissimi, che hanno enormi potenzialità, ma bisognano soltanto di un rifacimento, di un restauro, di una ristrutturazione strutturale. Sono belli però così come sono, guardateli insieme a noi. Avere una casa come questa alla stazione centrale di Palermo significa avere una casa nel cuore della città, avere la possibilità quindi di raggiungere qualunque parte della città, da qui, se volete, della Sicilia, visto che siamo veramente a 20 metri dalla stazione centrale. E questa casa ha delle potenzialità enormi, come uso abitativo o come investimento, perché ha 8 stanze, pensate, ve lo ripeto, 8 stanze, divise in due livelli, perché c'è una parte superiore. 8 stanze in continuità, senza corridoi, quindi senza spazi vuoti. Questo è soltanto l'ingresso. Queste invece sono le altre stanze in cui vi metterò in connessione con me proprio per fare questa visita virtuale. Ma attenzione, perché ovviamente ha bisogno di una ristrutturazione, lo vedete, la ristrutturazione è di tipo, se vogliamo, funzionale, è estetico, serve soltanto un lucidar il pavimento. I pavimenti sono bellissimi, sono quelli all'epoca dei primi anni del Novecento. Magari un impianto elettrico sarebbe perfetto, migliore, o il bagno, una revisione dell'impianto idrico, un impianto di riscaldamento, e poi per il resto questa casa può darvi grandi soddisfazioni per voi stessi o come investimento, come bed and breakfast per esempio, o come pensione per gli studenti. Pensate, 8 camere, tutte diverse, tutte belle, tutte piene di luce. Questo appartamento ha una peculiarità, anzi due o tre, però andiamo per gradi. La prima è la luce che investe ogni singola camera, proprio per tutte le aperture. Tutte le camere hanno delle aperture, tranne forse quelle due che sono a livello superiore. E poi la mancanza di rumore. Vedete, le finestre aperte, non c'è assolutamente nessun rumore. Lo sentireste attraverso il mio microfono durante questa registrazione, invece assolutamente niente, dato dallo spessore dei muri, dalla bellezza e la coibentazione di questo tipo di palazzi, così come si facevano all'inizio del Novecento. Luce che investe anche quest'altra camera, per esempio, che è un'altra delle 8 camere che sono presenti nell'appartamento. Quest'altra camera che è un po' più piccola, guardate invece quanto è grande questa, quanto è funzionale e quanto, pensate anche al futuro, può essere perfetto come investimento. Abbiamo già visto, rivediamo ancora insieme il pavimento. Il pavimento ha bisogno soltanto di essere lucidato, è perfetto così com'è, bellissimo, è tipico, questa mattonella è tipica del pavimento degli inizi del Novecento, è bella e non ha nessun avvallamento, che è la cosa forse più bella, per cui non ha bisogno di niente, soltanto di una lucidatura che costa poche centinaia di euro. Per il resto, ve l'ho detto, la ristrutturazione deve essere una ristrutturazione funzionale per quanto riguarda gli impianti di condizionamento e gli impianti elettrici. E poi la casa è così come la vedete, bellissima nel cuore della città. Continuiamo. Eccoci qui in un'altra ala dell'appartamento. Anche palazzo potete definirlo, anche se è solo un piano del palazzo.
La bellezza dove sta? Nel fatto che ogni stanza ha grande luce, ogni singola stanza. E il balcone, ci sono tantissimi balconi, non li ho neanche pensati, contati, quindi scusatemi per questo, ma ci sono tanti balconi e quindi tante aperture, ecco perché è un ottimo investimento. Ma se non volete pensare a un investimento, a una vostra residenza, quale migliore casa di questa? Lasciata così com'è, restituita a nuova luce, a nuova bellezza, con una ristrutturazione anche minima per avere un appartamento signorile al centro della città, perché qui potete veramente andare dove volete. Se volete prendere un aereo, prendete direttamente a 2 minuti di cammino a piedi il treno o il pullman e andate all'aeroporto, oppure andate dove volete in treno, o comunque vi muovete in città. C'è il mercato storico di Ballarò qui vicino, ci sono tanti mercati, supermercati, soprattutto ovviamente la funzionalità è che se siete alla stazione centrale potete andare dovunque in macchina da questa posizione a Palermo. Vedete in questo momento un'altra delle stanze, questo è l'ingresso, questa qui dove sono io in questo momento, definiamola la zona cucina, cioè una stanza e un'altra stanza qui, tutte e due belle grandi, che possono essere utilizzate magari come, che so, sale da pranzo, per esempio. Qui dietro alle mie spalle c'è un bagno e la cucina, e poi sopra invece altre due stanze, con la possibilità anche di fare una lavanderia sopra o di avere un'altra residenza sopra. Le potenzialità di questa casa, credetemi, sono veramente enormi. E questo vi basta come prima visita, poi venite a visitarla con i vostri occhi e andate sempre, siate sempre, vi prego, lungimiranti, guardate quel che potete realizzare anche con la vostra mente attraverso un intervento anche minimo in una casa come questa.